Ciao Davsim, è difficile, veramente, veramente difficile e complicato provare a fare seriamente un'analisi tattica di questo Bologna-Juventus 0-1, perché onestamente io fatico ancora a capire i dettagli tattici di questa partita, a partire dal modulo utilizzato da Massimiliano Allegri. Come ho detto nel post partita a caldo, insomma, la Juventus ha prospettato la formazione iniziale collocandola con un 4-3-3 a livello grafico sui social. 4-3-3 che però prevedeva paradossalmente non Cancelo mezzala, bensì Cancelo ala e Bernardeschi mezzala, quindi Bernardeschi più arretrato di Cancelo. In realtà in campo questo 4-3-3 lo abbiamo visto solo per pochissimi minuti, e cioè prima che entrasse in campo Chiellini, quando è entrato praticamente Dybala, e quindi avevamo in qualche modo Bernardeschi, sì, mezzala con Dybala avanzato insieme a Ronaldo e Mandzukic. Per il resto della partita è stato tutt'altro, e per certi momenti è stato un 5-3-2, qualcosa del genere. O un 5-2-3 addirittura, insomma, veramente difficile decifrare. Fatto sta che in fase difensiva la Juventus si collocava con una linea A5, lo vedremo dopo con la heatmap di Cancelo. Nel senso che Cancelo, invece di posizionarsi effettivamente davanti a De Sciglio, si abbassava a fare praticamente il terzino in fase difensiva, con De Sciglio che si accentrava o comunque si metteva nella stessa zona a dar manforte, quasi avessimo, non so, su quella fascia Mbappé-Neymar, per esempio. E difatti la partita, vi mostro tra poco nelle grafiche, è stata abbastanza asimmetrica, cioè si è spinto da parte di entrambe le squadre principalmente sul lato sinistro. La fase di spinta sul lato destro invece è stata abbastanza carente, proprio a livello di distribuzione dei tocchi di palla. Detto questo, va detto principalmente che la partita è stata dominata a centrocampo dal Bologna, e io soffro nel dirlo, ma è la verità. Abbiamo fatto fare un partitone a Pulgar e a Poli, con tutto il rispetto per due giocatori buonissimi per questa Serie A. Sicuramente sono due giocatori assolutamente da Serie A, ma in una squadra che lotta per non retrocedere. In particolar modo Poli è sembrato riuscire a saltare l'uomo sistematicamente, più Matuidi che altri. E difatti, soprattutto nel primo tempo, il Bologna è riuscito a presentarsi con una certa puntualità sulla nostra, al limite della nostra area di rigore. E vediamo tra poco che con la distribuzione dei tocchi, appunto le heat map, dicono proprio questo, cioè che il Bologna ha aggredito in fase più avanzata il nostro campo, cioè in realtà ha coperto una maggior porzione di campo in fase avanzata, mentre noi ci siamo arrestati, diciamo, anzi arresi con maggiore facilità sulla tre quarti senza veramente spingere in area di rigore. Questo però diciamo, a bilanciare in realtà quella che è stata una fase offensiva sicuramente migliore da parte del Bologna, ma che ha visto la Juventus tirare solo da dentro l'area di rigore, diciamo, a parziale correzione di quello che ho detto. Cioè abbiamo fatto fatica ad arrivare sulla tre quarti, però i nostri sei tiri totali sono stati tutti e sei dentro l'area di rigore, di cui quattro tiri in porta, che però fino al momento del gol di Dybala al 60, cos'è avvenuto, il gol di Dybala al controllo al 67esimo, fondamentalmente erano, credo, due i tiri in porta, non di più. Il Bologna ha fatto invece 18 tiri totali, di cui 3 in porta. Per tutto il primo tempo, in particolare, i tiri totali erano stati qualcosa come 9, ma 0 in porta, questo va detto. Però ecco, il Bologna che ha fatto 9 tiri per tempo è sicuramente una fase offensiva notevole, e l'hanno fatta, dicevo, proprio perché sono riusciti a presentarsi, grazie ai due centrocampisti, sistematicamente sulla nostra tre quarti, sfruttando in particolar modo la verticalità con Santander, che ha fatto ottimamente a sportellate, ha messo in difficoltà entrambi i centrali di difesa, forse più Bonucci che Rugani, e si è reso pericoloso facilitando anche l'inserimento degli altri compagni. Ma in generale un Bologna solido, concreto e preciso e molto organizzato in tutti i reparti. Basti pensare alle difficoltà che ha avuto Matuidi su Ibrahim Mbaye, che non è certamente uno dei giocatori più forti della nostra Serie A. Altre statistiche che è opportuno riportare sono quelle sui contrasti, che sono stati 57 per parte, contrasti vinti, quindi una partita molto fisica, ma equilibrata da questo punto di vista, e i passaggi. La Juve ha fatto 446 passaggi, il Bologna 440, e difatti il possesso palla è stato del 50% per entrambe le squadre. Inoltre, sulla precisione dei passaggi, la Juve è deficitaria, 77%, ma che percentuale è? Cioè, e il Bologna 80, che neanche è una grossa percentuale di precisione, però sembrerebbero quelli del Bologna i numeri della Juve e viceversa. Prima di passare al dettaglio con le heatmap, volevo invertire l'ordine. Solitamente vi mostro prima le grafiche di WhoScored, oggi vi mostro prima le grafiche di Understat, e cioè quelle su XG. Che vediamo?
cioè è clamoroso, sinceramente è clamoroso. La Juventus ha vinto questa partita collezionando un XG di 0,58, il che significa che la Juventus ha meritato di segnare il 60% di un gol, quindi non ha meritato sostanzialmente veramente di fare il gol che ha fatto. Il Bologna invece chiude la partita con un 1,27, questo quindi significa che il Bologna ha ampiamente meritato di segnare. Insomma, a leggere questi numeri la partita doveva finire 1-0 per il Bologna, forse anche 2-0, mentre è finita 1-0 per la Juve, che quindi ha il merito di essere stata cinica ma ha il demerito di non aver veramente costruito gioco offensivo tale da andare a vincere. In particolare nella Juventus, come vedete adesso da quest'altra grafica, sono pochissimi i giocatori che sono andati al tiro e che quindi compaiono in questa classifica degli XG. Il migliore è Dybala, che ha segnato, che ha collezionato uno 0,35, quindi un'occasione da gol neanche tanto pericolosa, tra l'altro ricordiamolo grazie all'errore di Haelander. E poi al secondo posto c'è Ronaldo con 0,13, cioè praticamente nulla, gli altri praticamente non pervenuti. Passiamo allora alle grafiche di Who Scored e vi mostro intanto il grafico di raffronto sulla distribuzione dei tocchi di palla: Bologna da una parte, Juventus dall'altra. Naturalmente la Juventus la trovate sulla vostra destra. Come vedete, vi dicevo prima, entrambe le mani, diciamo, di distribuzione dei tocchi sono asimmetriche, dimostrano come si sia giocato di più sulla fascia sinistra che sulla fascia destra, che è clamoroso perché la Juventus si sia attaccato di più sulla fascia sinistra che sulla fascia destra, quindi Bologna ha attaccato di più a sinistra, il che è clamoroso perché la Juventus lì aveva appunto due terzini, come dicevo in premessa, cioè sia De Sciglio che Cancelo, e quindi è andata doppiamente a coprire, ma ripeto, sembrava quasi che ci fossero, non so, dei nemici imbattibili di fronte. Invece, con tutto il rispetto, c'era solo il Bologna. Dall'altra parte Alexandro è praticamente partito, lo vedremo più avanti, praticamente dalla linea di centrocampo, non ha fatto praticamente il terzino, ma lo stesso Cancelo tutto sommato non si è collocato né come terzino né come ala, ha giocato grosso modo come centrocampista. Andando infatti a vedere la heat map divisa per reparti, ecco, ho inserito comunque Cancelo tra i difensori tutto sommato, e vedete la heat map è questa qui, è una heat map diciamo molto molto protesa in avanti, poco omogenea, abbastanza disomogenea, perché diciamo ha delle zone coperte, altre scoperte, soprattutto sulla nostra fascia sinistra, ma soprattutto in una zona molto calda, molto intensa, cioè sono stati tantissimi i tocchi di palla. Quindi ancora una volta, come con la partita contro l'Atletico, abbiamo praticamente giocato in difesa, prevalentemente in difesa, e difatti se andiamo a vedere la heat map del centrocampo, questo dato è ancora più evidente. Guardate quanti tocchi in meno da parte del centrocampo e che distribuzione lacunosa, cioè il centrocampo non ha fatto gioco, ha subito il gioco del Bologna, non è riuscito a costruire veramente il gioco, cioè i passaggi erano pochi, pochi passaggi consecutivi, tanti passaggi sbagliati, posizionamento sbagliato dei compagni o comunque non adeguato per ricevere il passaggio, insomma tutta una serie di problematiche. Ma direi che la cosa più emblematica, anzi la cosa più drammatica, è la heat map dell'attacco, che vi mostro adesso. Un attacco che ha collezionato, che ha fatto registrare tra tre elementi, cioè Ronaldo, Mandzukic e Dybala, il quale tra l'altro ha giocato una mezz'oretta, solo 105 tocchi di palla. E se secondo voi questa è una heat map di un attacco per 90 minuti, scrivetemelo nei commenti, però datemi una motivazione che sia credibile, perché io onestamente mi arrendo. A questo punto passiamo a qualche valutazione più di dettaglio sui singoli giocatori, partendo ovviamente dalla nostra difesa. Io su Perino, ho detto nel post partita fondamentalmente che deve velocizzare la battuta dei calci piazzati, perché non può perdere tempo ogni volta. Comunque va premiato in questa partita, ha giocato sicuramente bene, segnalandosi con tre parate che sono state anche comunque importanti, ha tenuto sempre bene anche sui tiri finiti di poco fuori, soprattutto nel primo tempo. Con De Sciglio che diciamo la sua heat map ovviamente è suddivisa anche per zone, perché chiaramente poi si è spostato a sinistra, ma è curiosa, come vedete è molto statica, cioè non è la heat map di un giocatore che ha costruito gioco per tutta la fascia, è una heat map di un giocatore che ha aspettato, ha subito, diciamo ha fatto soltanto la fase difensiva, ma in fase di impostazione partiva da un punto preciso del campo e lì smistava il pallone, non c'erano 1-2, non c'erano verticalizzazioni, non c'erano triangolazioni particolari, altrimenti la sua heat map, la sua distribuzione di tocchi sarebbe stata sicuramente diversa. Comunque si è distinto bene sia per quanto riguarda i contrasti che per quanto riguarda
la fase difensiva strettamente considerata, bene anche negli uno contro uno. A questo punto andrei su Cancelo proprio come posizionamento in campo, e vedete infatti che fondamentalmente non possiamo considerarlo veramente un centrocampista. Più o meno è partito dalla zona di centrocampo, ha giocato un po' dappertutto a tutta fascia, ma di fatto è più una collocazione di un terzino. Ha giocato sicuramente bene per quanto riguarda il saltare l'uomo, insomma ha dribblato spesso, ha vinto anche parecchi uno contro uno, parliamo di 6 su 14, ma ha anche subito 3 dribbling, comunque deficitario anche lui per quanto riguarda i passaggi, insomma solo l'82%, e non è riuscito a mettere dentro un cross, insomma, quindi dal punto di vista offensivo poca roba. Passiamo a Bonucci, che ha fatto una buona fase di copertura sicuramente, notevole la sua hitmap, ecco vedete, però ha dovuto fare anche tantissimi tocchi dentro l'area di rigore, questo non è incoraggiante. Si è distinto per 6 salvataggi, 4 1 contro 1 su 7, ma una bassissima percentuale di passaggi riusciti e un basso numero di passaggi, 37 col 72%. Va bene che ha fatto pochi passaggi, perché quando i difensori fanno troppi passaggi significa che giochiamo troppo in difesa, però la percentuale è bassa, il che significa che non è stato in grado di impostare bene. È andato sicuramente meglio Rugani, 83% di precisione, e ecco, vedete che pure Rugani ha fatto tanti tocchi in aria, ha giocato stranamente a sinistra, normalmente quando c'è Rugani gioca lui a destra e l'altro difensore, anche se è Bonucci, si colloca a sinistra per sostituire Chiellini. Stavolta non è stato così, e vedete comunque Rugani ha giocato in maniera molto propositiva, lanciandosi anche in avanti per provare ad accorciare sul centrocampo. Spesso lo ha fatto anche bene. I numeri positivi di Rugani sono 2 intercetti, 4 tiri bloccati e 3 salvataggi, ma non è andato abbastanza bene negli uno contro uno, e direi neppure nei contrasti, perché non ha fatto praticamente nessun contrasto, e questo è sicuramente un dato negativo della partita di Rugani, che però mi è piaciuto, ripeto, per l'anticipo, per andare ad anticipare, ad accorciare il campo. Passiamo ad Alexandro, che come vedete è stato più centrocampista lui di Cancelo, quindi praticamente abbiamo giocato senza terzino sinistro, almeno per quanto riguarda la fase di costruzione. Alexandro, che sicuramente ha giocato bene, è stato uno dei migliori dal mio avviso, ha fatto un salvataggio, un tiro bloccato, 2 intercetti, ha vinto il 100% dei contrasti e quasi tutti gli uno contro uno, quindi ha tenuto molto bene sulla fascia, però anche lui pochi passaggi con scarsa precisione, e anche in questo caso veramente sui cross praticamente zero. Andiamo a Bernardeschi, curioso capire la sua collocazione in campo, ma vedete che la heatmap neanche ci aiuta a capirlo, perché fondamentalmente ha giocato un po' qui un po' là, diciamo che questa è una heatmap da mezzala, ma non è abbastanza intensa nonostante ha giocato 87 minuti. Comunque si è distinto per 2 key pass, e lui sì, con i cross è andato bene, 4 cross riusciti su 6, pochi passaggi completati, solo 27 col 75% di precisione. Negli uno contro uno è andato bene, quindi almeno lui sul centrocampo, nell'affrontare gli avversari e nel subire i contrattacchi, ha resistito abbastanza bene, pur avendo subito un dribbling. Passiamo a Bentancur, sul quale ho letto tante critiche, però secondo me non ha giocato malissimo. Soprattutto ci ha dato qualcosa in più rispetto alla partita classica di Pjanic, che continua ad avere dei difetti madornali per quanto riguarda la fase difensiva. Infatti il dato più importante secondo me su Bentancur sono i 10 1 contro 1 vinti su 17. In un centrocampo come quello del Bologna, che come dicevo ha costruito bene il gioco e si è presentato molto bene in avanti per venire a rendersi pericoloso, Bentancur ha resistito, ha arginato comunque gli avversari. Ha anche perso 3 palloni, ma ha fatto 6 intercetti, altro dato fondamentale. Pjanic non intercetta il pallone quasi mai, lui invece ne ha intercettati ben 6, ha fatto anche un grosso lavoro in difesa con 2 salvataggi ha vinto 2 contrasti su 3, però anche lui sui passaggi ha passato diversi parecchi palloni, comunque 47 è un buon numero, ma non è arrivato neanche, è arrivato a stento all'80% di precisione, anche però 3 dribbling riusciti su 3, e vedete la sua heatmap che vi ho mostrato nel frattempo è notevole a significare che ha fatto sia da argine sia da costruttore di gioco in fase avanzata, entrando palla al piede nel centrocampo avversario. Quindi una prestazione tra le migliori secondo me di Bentancur, nonostante va detto che il centrocampo è quello che è stato più carente in questa partita come reparto, o forse insieme all'attacco, da parte della Juventus, ma è stata una cosa di squadra e non di singoli. Tornando però ai singoli, vi mostro Matuidi, che a me non è piaciuto assolutamente, seconda partita assolutamente negativa dopo quella di mercoledì al Wanda Metropolitano, al di là di una buona precisione di passaggi con l'85%, completandone però solo 29, ha perso troppi uno contro uno, solo 2 su 8 riusciti, e ha anche perso 2 palloni, non è riuscito a fare contrasti, insomma non ha fatto niente di tutto quello che solitamente fa Matuidi, cioè la quantità, è veramente stato quantitativamente carente, oltre ad essere ovviamente anche deludente sul piano tecnico, ma questo quasi sempre.
Passiamo a Mandzukic, che dalla heatmap, insomma, anche qui, come sempre, quando vi mostro la heatmap di Mandzukic, vi chiederei che ruolo ha svolto, perché non lo riesco a capire. Comunque, in 90 minuti, un attaccante che praticamente entra pochissimo in area di rigore, fa solo un tiro in porta, fa 10 passaggi riusciti e 11 sbagliati, sbaglia un cross, sbaglia una palla lunga, perde un pallone, fa 3 falli, subisce un dribbling, va detto che solo in positivo ha fatto la fase difensiva, un salvataggio, un intercetto, 2 contrasti su 2 e ha vinto quasi tutti gli 1 contro 1 con 8 su 13. Ma se questa, diciamo, è la partita di un attaccante, io onestamente mi chiamo, non so, fate come volete, non so, Roberta, perché sinceramente non è accettabile. Anche altra prestazione negativa, insomma, di Mandzukic, ma che fa il pari con Ronaldo, che ha giocato la peggior partita con la maglia della Juventus. Solo 2 tiri, entrambi in porta, ma solo 2 tiri. Ha preso un palo, ma non va considerato, sarebbe il tiro nel finale che è costato, che diciamo è valso il corner alla Juventus, veramente velleitario. Ha fatto solo 22 passaggi, diciamo è stato veramente estraneo nel gioco, ha perso un sacco di palloni soprattutto, questo è, diciamo, il dato fondamentale su Ronaldo. Vediamo se riesco a trovare, infatti le palle perse sono 3 segnalate, ma fondamentalmente tra stop sbagliati, dribbling sbagliati, 1 contro 1 persi e passaggi sbagliati, effettivamente di palloni ne ha persi anche più di 3. Secondo me semplicemente Ronaldo non doveva giocare questa partita, doveva riposare, doveva rifiatare, ma Allegri ha deciso di puntare su di lui facendolo inutilmente stancare e senza che riuscisse ad essere in nessun modo decisivo. Passiamo invece a chi decisivo lo è stato, e cioè Paolo Dybala, che, vedete, vi avevo detto quanti passaggi ha completato Mandzukic in 90 minuti, 10, Dybala in 31 minuti ne ha completati 11, quindi già solo questo vi fa capire la differenza tra i due giocatori, con il 92% di precisione. Inutile dire che Dybala è entrato per dare qualità al centrocampo, oltre che all'attacco, oltre che a cercare il gol, e difatti è quello che ha fatto, con 4 palle lunghe riuscite su 4, non benissimo negli 1 contro 1, ma insomma era anche molto fisico e molto, molto duro il centrocampo del Bologna, ma soprattutto Dybala è fondamentalmente ha fatto un gol da opportunista, ringraziando Elander per l'errore, ma comunque che è valso i 3 punti. Chiuderei con Pjanic, perché Chiellini fondamentalmente ha giocato veramente troppi pochi minuti. Pjanic in 12 minuti ha fatto 6 passaggi tutti e 6 azzeccati e un salvataggio in difesa, praticamente nulla, ma non c'era molto da dire perché alla fine è stato un cambio pressoché inutile da parte di Allegri. Bene, questo è quanto, io ho cercato di metterci il più possibile. Quello che è carente sicuramente di questa mia analisi tattica è proprio tutta una serie di aspetti che io per primo non ho capito, come vi dicevo in premessa, cioè non sono riuscito a capire la collocazione di alcuni giocatori, che tipo di gioco voleva Allegri dalla squadra, come doveva girare questa, insomma alcune cose mi sono ignote, quindi mi affido a voi. Voi magari con i commenti mi aiuterete a capire tatticamente che cosa doveva funzionare di questa Juve, al di là di quello che evidentemente non ha funzionato. E allora vi ringrazio per aver guardato. Se vi è piaciuta l'analisi tattica, non dimenticate anche di mettere like e di farmi sapere nei commenti se apportereste dei miglioramenti o delle correzioni a questa mia rubrica. Ci vediamo molto presto e sempre Forza Juve!